Allora, nel frattempo, ovviamente, ti ricordo che utilizzeremo i tartaro per questa stesa. Salutiamo la carampagnocca Patrizia Perotti. Utilizzeremo i tartarot per questa stesa. Ricordo che i tartarot sono dei tarocchi, diciamo, come possiamo dire, antichi, dell'antica mitologia egizia. E quindi cerchiamo di capire un attimino cosa prova per te ora. Quello che devi fare è molto semplice. Se pensi, se c'è una persona che ti può interessare, prova a pensare, a concentrarti su questa persona, a direzionare il tuo pensiero su quella persona, mentre salutiamo Roxy e salutiamo Irina. Se invece non c'è una persona, diciamo, lascia che siano i tarocchi a decidere, a fare, insomma. E quindi, in ogni caso, questo è il concetto. Adesso devi scegliere il testimone. Io uso sempre gli stessi testimoni. Il primo è il Buddha, il secondo testimone è la piramide e il terzo testimone è la stele. Il terzo testimone è la stele. Ovviamente ricordo a tutti che potete fare una donazione se volete dare un sostegno attivo al canale cliccando sul tastino col dollarino oppure potete abbonarvi al canale andando nella home page e cliccando sul tastino abbonati. Bene, partiamo. Che cosa prova per te ora? Che cosa pensa di te ora? E il primo testimone è il Buddha. Utilizziamo naturalmente gli antichi tarocchi dei Tartarot, che poi devo sentire l'editore per vedere se riusciamo a pubblicarli, libricino compreso. Per adesso sono in unico esemplare i Tartarot. Allora, mescoliamo le carte e vediamo un po' che cosa prova per te ora. Che cosa prova per te ora. Mescoliamo le carte, cerchiamo di capire cosa prova per te ora. Mescoliamo le carte. Allora, vediamo che cosa prova per te ora. I 28 Tarotarot, perché non bastavano i 22 arcani maggiori e sono diventati 28. Mescoliamo le carte e cerchiamo di capire i Tarotarot. Cosa prova per te ora? Quindi puoi concentrarti su una persona e cerchiamo di capire cosa prova per te ora. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Allora, la lettura dei Tartarot si fa. Beh, allora, diciamo che sicuramente prova desiderio per te. Oh, salutiamo la nostra Betty Cottage, è una persona che ti desidera, prova un desiderio anche intenso nei tuoi confronti. È una persona che comunque sia, diciamo, tra il desiderio e possesso si aggancia maggiormente sul desiderio. L'elastico del desiderio è un punto fondamentale. Vedete che c'è anche il serpente qua, rappresenta la tentazione. Salutiamo anche Isabella. Buongiorno Isabella. Salutiamo anche Tiziana. Vedo persone nuove. Isabella, Tiziana, benvenute. Allora, abbiamo il serpente che rappresenta il serpente e la mela, il serpente rappresenta la tentazione, la mela rappresenta il desiderio e quindi l'elastico del desiderio va, diciamo, teso, va reso sempre più teso. D'altra parte, il desiderio negli astri, nei miti, rappresenta il mito di Dafne e Apollo. Vi ricordate il mito di Dafne e Apollo? Apollo incarna il desiderio umano del possesso, mentre Dafne simboleggia la libertà e l'impulso a fuggire, perché Dafne non ricambiava l'amore di Apollo, quindi Apollo desiderava, voleva possedere,
Salutiamo anche Francesca Diana. Ciao Francesca. E quindi questo è un altro punto molto interessante. Quindi l'amore non ricambiato spesso ci stimola il desiderio. Ovviamente dipende quanto non viene ricambiato l'amore, dipende quanto non viene ricambiata la relazione. Però diciamo che questa persona comunque sia ti desidera. Naturalmente, quello che devi fare, il suggerimento sempre dei Tarot, ricordiamoci che i Tarot danno anche dei suggerimenti, è quello di sviluppare l'autostima. Il modo migliore per sviluppare l'autostima, secondo i Tarot, e anche secondo me, è quello comunque di interiorizzare, fare proprio il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono, da ripetere. È interessante, le tre lune rappresentano, diciamo, un po' il simbolismo della femminilità, no? Perché le tre lune è di fatto un omaggio alle donne che nel corso degli anni, diciamo, hanno modificato un po' il loro status. Anche l'istituzione della trasgressione, anche per stimolare il desiderio, ci dicono le tre lune che tu devi seguire un po' qual è la tua costellazione: la Malgascetta, luna nascente, luna crescente, la Malgasciona, luna piena, o la Carampana, luna calante. Anche per quanto riguarda l'istituzione della trasgressione, se sei una Carampana, ad esempio, o anche una Malgasciona, non puoi vestirti da Malgascetta come una ventenne, secondo me, poi, perché rischi di cadere nel ridicolo, no? Una donna di 50 anni che si mette la minigonna inguinale di 60 come una ragazzina di 18, beh, rischia di cadere un po' nel ridicolo. Questo è il mio personalissimo punto di vista. Però, come dire, ogni costellazione ha le sue caratteristiche, quindi devi sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche della tua età. La Malgascetta è simbolo di gioventù e luna crescente, la Malgasciona è simbolo di donna matura nel pieno del tagliando, e la Carampana è una donna che tende, diciamo, ad essere più sull'anziano andante, diciamo così. Quindi le tre lune ci insegnano anche che la notte è un po' il mondo dei misteri, dei cicli, dei cambiamenti. Quindi ogni fase della luna rappresenta una pagina del libro della vita. Quindi se tu sei Carampana, vuol dire che hai già passato le prime due fasi, sei stata Malgascetta, sei stata Malgasciona, quindi dovresti avere una visione più completa un po' della vita. Attenzione, perché le tre lune invitano a esplorare anche un po' il mistero della notte, insomma, e tenete presente che qualunque donna poi diventa più bella alla luce della luna, mentre poche sono belle alla luce del sole. Questo dobbiamo dirlo effettivamente. La notte, il buio, la penombra aiuta un po' le donne ad apparire più belle. Nella penombra tutte possono essere intriganti. Vestita, semivestita e seminuda, quando sei completamente nuda alla luce del sole, beh, le magagne vengono fuori. E quindi cerca di sfruttare un po' la luce della luna. Ovviamente come dire, il significato è che l'universo ti dà le possibilità, però devi tenere presente che l'universo ti dà tutte le possibilità di questo mondo, quindi con questa persona tu potrai raggiungere anche grandi risultati. Questa persona prova desiderio per te, quindi se tu riesci a stimolare, ad amplificare il desiderio, puoi raggiungere veramente ogni possibile obiettivo, puoi raggiungere ogni, come dire, anche le cose più impensate. Però non devi mantenere l'attaccamento a queste cose, perché se tu speri nella manna dal cielo, devi renderti conto che il mondo, questo mondo, è governato dal piccione. Praticamente è il piccione che governa il mondo. Il piccione che rappresenta il mistero della vita, rappresenta la casualità, rappresenta quell'imprevisto che ti può sempre capitare, quella merda di piccione
che ti può sempre capitare sulla testa o sul vestito nel momento in cui non te l'aspetti. Quindi, e poi abbiamo anche il serpente a livello di simbolo, come vedete, che rappresenta un po', diciamo, che rappresenta un po', l'energia cosmica che avvolge la materia. Quindi attenzione perché la manna dal cielo è sempre presieduta dal piccione, che è il simbolo dell'imprevisto. E comunque sia, per far sì che questo amore si sviluppi e si consolidi, perché questa persona per ora ti desidera, le possibilità ci sono, se vuoi far consolidare il pensiero, l'amore, il desiderio di questa persona, devi cercare di trovare il tuo equilibrio interiore. Quindi il tuo equilibrio interiore, abbiamo la bilancia, la giustizia, cioè devi rendere il tuo cuore leggero, leggero come una piuma, la tua anima leggera come una piuma. E soltanto allora, ma non soltanto nel momento del trapasso, ma in generale, salutiamo anche Pietro, in generale potresti diventare, e come possiamo dire, potresti diventare una persona in grado di trovare il suo equilibrio interiore, di assurgere al mondo degli dèi. Naturalmente, un altro suggerimento, qua lo stai mantenendo, e che è collegato anche all'equilibrio interiore, quello dell'attaccamento. Devi imparare il distacco dal risultato. Soltanto attraverso il distacco dal risultato. Perché l'attaccamento ti porterebbe a essere una patella sullo scoglio, ti porterebbe a perdere la tua indipendenza, la tua individualità, la tua forza e quindi anche l'amore di questa persona. Quando siamo attaccati, gelosi, possessivi, perdiamo totalmente l'amore. Ti dà un warning anche i tarocchi, evita eccessiva emotività. Vedete, la piuma ci torna di nuovo, la piuma è qua. Se tu sei eccessivamente emotiva, ti lasci trascinare le emozioni, potresti perdere la piuma e perdendo la piuma potrebbe cadere e potresti finire giù dal burrone. Quindi questa prima stesa, la stesa del Buddha, ci dice che l'amore, questa persona prova desiderio attualmente per te. Se tu vuoi trasformare questo desiderio in amore, ci sono tutto un po' di cose che puoi fare, partendo dal Taramantra per fortificare l'autostima, arrivando a evitare di essere eccessivamente emotivi perché l'emotività ti porta a commettere degli errori, mentre invece devi perseguire il tuo equilibrio interiore e mantenere il giusto distacco dal risultato, perché la manna dal cielo può arrivare, ma dal cielo, come dicevamo, c'è sempre il piccione che ti può mandare la merda, perché il piccione governa il mondo e questo mondo è presieduto dal piccione. E passiamo alla seconda stesa, la stesa del Buddha, cosa prova per te, la stesa, scusate, della piramide, cosa prova per te ora, cosa prova per te ora, che cosa prova ora per te questa persona? Siamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide, cosa prova per te ora? Nel frattempo vi ricordo che se volete potete mettere un like, è gratis, il like non costa niente. Potete iscrivervi al canale se volete, attivare la campanella così riceverete la notifica di nuovi video, è completamente gratis. Se volete dare un contributo attivo al canale potete cliccare sul tastino col dollarino e fare una donazione ben gradita. Chi volesse abbonarsi al canale basta che va nella home page e clicca sul tastino abbonati. Passiamo alla stesa della piramide. Cosa prova per te ora? Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte, andiamo a vedere cosa prova per te ora. Oh, tornano, tornano. Intanto, allora, è tornato di nuovo a trovarci la signora Manna dal cielo. La Manna dal cielo, come dicevamo, però in questo caso è uscita come prima carta, quindi ti sta dicendo che questa persona in realtà non prova niente, prova tutto. Dipenderà molto da te, perché questa persona potrebbe provare la voglia di portarti al parcheggio del cimitero, da Gigino Bibitaro, da Ciccio Giropizza, dal Kebabaro, dal ristorante 5 Stelle, in un bel posto, ti potrebbe regalare dei fiori,
Ci sono tutte le possibilità, è la ruota della fortuna, devi girare la ruota. È una persona che, diciamo, potrebbe aprirsi a tutto il mondo e quindi dipenderà molto da te. Questa carta, uscita in questo senso, è la speranza, diciamo, di tempi migliori per te, ma ti sta dicendo che dipende tutto da te, quasi tutto esclusivamente da te. E i tarattaro ti danno anche delle indicazioni, infatti l'indicazione prima è finché, diciamo, nella ruota della fortuna non venga estratto il parcheggio del cimitero, la metafora del negativo, ma venga estratto il ristorante 5 stelle, la metafora del positivo, devi fare degli atti di coraggio. Atti di coraggio che significano uscire dalla zona di comfort. Uscire dalla tua zona di comfort, cioè non devi stare a ripetere le stesse cose. D'altra parte, uno degli errori più grandi che noi possiamo fare è quello di continuare a fare le stesse cose se queste cose che facciamo non ci portano i risultati sperati. Devi cambiare. Io vedo tante persone che continuano a fare esattamente quello che hanno sempre fatto, sperando di ottenere risultati diversi. Purtroppo, se continui a fare quello che hai sempre fatto, più o meno, diciamo, nei termini dell'imprevedibilità, perché l'imprevedibilità esiste, potrai ottenere risultati, ma risultati differenti, risultati diversi. Quindi dovresti cercare di concentrarti, molto di più su te stessa, molto di più su te stessa, e fare degli atti di coraggio, cioè fare qualcosa che non faresti mai. Rispondi alla domanda: che cos'è che non farei mai con questa persona, per dire, nei rapporti sentimentali affettivi? È quello che non faresti mai, è quello che ti darà più emozione facendolo, e quindi ti inizierà a dare più coinvolgimento. L'altro suggerimento che ci dà il tarot, anche qua viene fuori che tutto dipende da noi. Se noi riusciamo ad avere un buon equilibrio interiore, riusciamo anche ad essere più seduttivi, più attraenti verso gli altri. Quindi questo è quello che succede, e quindi hai queste possibilità, queste chance, e naturalmente hai due possibilità nella tua vita di ottenere dei grandi risultati. La prima cosa che devi fare è trovarti un obiettivo che sia l'obiettivo migliore per te. Devi sapere esattamente cosa vuoi, e una volta che hai capito cosa vuoi, devi percorrere. Devi fare quella strada, cioè non devi lasciare nulla intentato. Devi avere un sogno, un sogno. Se non hai un sogno, l'obiettivo è un sogno che non deve diventare un bisogno, quindi un sogno con distacco dal risultato. Perché se tu non hai un sogno, ti alzi al mattino semplicemente per andare a pisciare, per dire. Invece devi alzarti al mattino con la motivazione a fare qualcosa che è importante per te. Noi spesso facciamo le routine, ci svegliamo al mattino per, che ne so, fare le cose che dobbiamo fare, viviamo di routine. Chi va a lavorare, chi fa il pensionato e va a girare in giro senza meta, chi fa questo, chi fa quello, però lo facciamo spesso senza consapevolezza. Requisire la consapevolezza, cioè magari continuare a fare quello che stiamo facendo, ma farlo con la consapevolezza ci rende più attraenti. Quindi definire un obiettivo ti renderà più attraente. Quindi questo è fondamentale. Ovviamente avrai dei vincoli che in qualche modo ti renderanno difficile il cammino. Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, sappiamo, ma sappiamo anche che dobbiamo imparare a, diciamo, bene Isabella, dobbiamo imparare a fare dei lavori, ad abbattere i vincoli, perché i vincoli ci bloccano, ci impediscono. Spesso noi ci lasciamo abbattere dalle circostanze, non siamo, come dire, invece dobbiamo cercare di cogliere l'esperienza. Ogni testa del drago, il drago a sette teste rappresenta il vincolo. Tieni presente che nella vita o si vincola o si è vinculati, o si domina o si è dominati. Quindi, piuttosto che farti mettere dei vincoli, delle condizioni, dovresti cercare di abbattere questi vincoli, queste condizioni, e semmai metterli tu a qualcun altro. E l'ultima carta è quella, di nuovo,
di trovare la propria forza interiore, la propria autostima, perché anche qua le due strade possono dividersi. Cioè, questa persona, se capisce che tu non hai un buon equilibrio, ti porterà diretto al parcheggio del cimitero, perché è più semplice, è più facile. Se invece si rende conto che tu sei una persona equilibrata, una persona che sa quello che vuole, beh, la strada potrebbe essere quella che va verso il ristorante a 5 stelle. E questo è quanto ci manca. L'ultima carta da estrarre, l'ultima carta da estrarre è Zorro, l'uomo alfa, la persona che ti porta grandi risultati. La persona alfa è quella persona che porterà nella tua vita, diciamo, sarà una persona difficile, però vale la pena interagire con una persona alfa. Una persona alfa non è una persona semplice, è una persona strutturata, misteriosa, con la spada, l'energia maschile, ma femminile, poi dipende sempre che mutatis mutandis, diciamo, se tu sei uomo o sei donna, però è quella persona con la quale vale la pena interagire, perché ti porterà a un percorso di crescita personale. Bene, e siamo alla terza stesa, la stesa della piramide. Vediamo un po' cosa ci racconta la stesa della piramide, cosa prova per te ora. Cosa prova per te ora e vediamo cosa ci racconta la stesa della piramide. Tagliamo e scegliamo anche qua le prime tre carte. Vediamo la stesa della piramide, scusate, la stesa della stele, la stesa della stele, stesa della stele. Siamo alla stesa della stele. Vediamo cosa ci racconta. Allora, beh, diciamo, questa persona cosa prova per te ora? Diciamo che per te ora prova... È un toy boy, diciamo, quindi potrebbe essere o una persona più giovane di te o una persona che attualmente non vuole impegni, fondamentalmente, non vuole grossi impegni. Il toy boy è una carta che suggerisce una connessione giocosa con una persona, è il mago, è l'inizio. Sicuramente c'è un inizio, ma non pretendere o non sperare che questo inizio possa essere, che ne so, una persona che vuole sposarti, che vuole fidanzarsi, che vuole condividere una vita con te sotto lo stesso tetto, sotto questo cielo, c'era la canzone, no? E il toy boy rappresenta una carta che suggerisce invece una connessione giocosa, un divertimento, ci insegna che la vita è un gioco di cui noi spesso siamo protagonisti, ma spesso siamo protagonisti inconsapevoli. Il toy boy sa che il vero potere richiede la consapevolezza dell'intenzione. Questo è un punto fondamentale. Il toy boy conquista e fa tremare le fondamenta di ogni malgasciona, se questa malgasciona non è preparata. Quindi questa persona per adesso vorrebbe un rapporto giocoso e divertente con te. È una persona che, insomma, si vive la cosa con emotività. Non è detto che sia emotiva, però si vive la storia con te da un punto di vista dell'emotività, quindi del divertimento fondamentalmente. Il suggerimento che ti danno è di nuovo uscita la carta del desiderio e di imparare a tendere l'elastico del desiderio. Cioè, se vuoi veramente conquistare, se vuoi veramente far innamorare, se vuoi veramente che questa persona si coinvolga a 360 gradi nei tuoi confronti e non solo a 90 gradi, devi imparare a tendere questo elastico del desiderio, a farti desiderare, a rendere questa interazione il meglio possibile per te, cioè renderla più saggia, più forte, facendoti desiderare. Il desiderio abbiamo visto che rappresenta un po' la mancanza del possesso, quindi riuscire a mettere qualche vincolo al possesso. E vediamo le altre tre carte. Allora, bene, ci danno delle indicazioni, tu puoi usare le maschere, attenzione perché chi di maschera ferisce, di maschera perisce. Cioè, cosa vuol dire questo? Che praticamente tu hai questa situazione che è collegata alla maschera. La maschera per una donna può essere quella del mignotone da corso, quella della suorina, una maschera di questa natura, però salutiamo anche Roxy. Però questa maschera devi saperla usare. Noi possiamo usare le maschere
Quindi talvolta essere più trasgressiva, più mignottona, talvolta più suorina, ma non devi essere succubo delle maschere, cioè le maschere devono rappresentare un, come dire, un gioco, un diversivo anche per te. Non credere troppo nelle maschere che tu hai sviluppato, perché queste maschere ti impediscono ovviamente di essere te stessa. La maschera è una rappresentazione profonda della finta distinzione tra istituzione e trasgressione. In realtà la suorina può diventare trasgressiva e il mignottone può diventare istituzionale. Attenzione perché la maschera ti invita a superare le apparenze superficiali. Non essere superficiale, cerca di andare in profondità, è il suggerimento. E qual è il modo migliore per andare in profondità se non quello di diventare una donna cuciniera, se non lo sei? Una donna che sa cucinare, una donna che ama i fornelli, una donna che ama, diciamo, un po' le cose da importanti della vita, che dà valore alle cose che possono rappresentare, diciamo, come possiamo dire, saper miscelare bene gli ingredienti della vita. Questa carta, della donna cuciniera ti invita a trovare il tuo equilibrio tra i diversi ingredienti della tua vita, vivendoli in armonia, l'affetto col sesso, l'amicizia con, l'interesse, cioè è importante che tutti questi elementi ti portino un benessere. E abbiamo poi la carta dell'istituzione della trasgressione. Istituzione e trasgressione rappresentano la possibilità, la carta della fedeltà, fondamentalmente dell'infedeltà. Anche qua è un po', sempre una carta doppia abbinata a quella della maschera. Tieni presente che anche qua fedeltà è soprattutto la fedeltà a se stessi, quindi questa carta ti dice che se vuoi farti amare veramente, e questa persona potrebbe anche amarti, devi diventare fedele a te stessa, nei secoli fedele, come l'arma dei carabinieri. Ed è l'ultima carta, è tornata a trovarci di nuovo la carta della carriola, la carriola che ti dice nuovamente che se tu vuoi raggiungere il tuo obiettivo, devi trovare l'equilibrio tra la tua istanza emotiva e la tua istanza logica, perché soltanto in questo modo potrai raggiungere il giusto equilibrio interiore e farti amare nel modo migliore. Bene, abbiamo esaurito. Mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video.